Ahoi, intrepidi navigatori! Preparatevi a solcare mari e foreste inesplorate in cerca del più grande sogno dorato mai raccontato, la leggendaria El Dorado. Sono il vostro fedele pirata, pronto a guidarvi attraverso una storia che intreccia mito e realtà, tra giungle fitte e segreti celati. Secoli fa, l'Europa era pervasa dalla febbre dell'oro. Conquistadores come Cristoforo Colombo e Francisco Pizarro erano spinti non solo dal desiderio di scoperta, ma dalla sete di ricchezze sconosciute nel Nuovo Mondo. Le voci su una città d'oro nascosta nelle profondità dell'Amazzonia li spinsero a intraprendere viaggi pericolosi e audaci. La leggenda di El Dorado nacque da un'antica storia indigena. Si racconta di un cacique, tradito e affranto, che si immerse in una laguna sacrificale, lasciando alle acque il suo tesoro. Ogni anno, i suoi discendenti offrivano alla laguna oro e pietre preziose, alimentando così il mito di una città sommersa di tesori incommensurabili. Gli spagnoli, abbagliati da questo miraggio, partirono in spedizioni epiche e disperate. Gonzalo Jiménez de Quesada, nel 1536, giunse alle Ande con la speranza di scoprire El Dorado, ma non trovò che frammenti d'oro. Eppure, la febbre continuava. Francisco de Orellana esplorò il Rio delle Amazzoni, affrontando tribù ostili e sfide estreme, convinto che El Dorado fosse lì, a portata di mano. Anni di ricerca e infinite risorse investite, ma nessuno trovò la città dorata. El Dorado rimase così, un sogno infranto, una promessa irraggiungibile che ancora oggi affascina e intriga. Una storia che ci ricorda il potere delle leggende e il prezzo delle ambizioni senza limiti. Se questa storia vi ha rapito, lasciate un segno qui sotto e continuate a seguire il vostro pirata per altre avventure piene di mistero e fascino. Buon vento e alla prossima!